Quando hai iniziato a fare musica? Allora, guarda, io ho iniziato a scrivere i primi testi all'età di 13 anni. Facevo freestyle perché mi ero innamorato del film di 8 Mile di Eminem, dove lui faceva freestyle. Allora io ho cominciato a fare i primi freestyle. Però, sai, sono i primi freestyle di un ragazzo di 14 anni che va a scuola, quindi contro i professori, contro, diciamo, la società scolastica, e finiva lì. Diciamo che nel lontano 2012 ho sempre coltivato la musica, ho cercato sempre di fare i miei pezzi, però non ero convinto di ciò che scrivevo. Nel 2012 invece mi sono cominciato un po' più ad affermare come cantante, con una canzone che io avevo dedicato al mio territorio. Siccome io sono di Porto d'Ascoli, vengo dalla Sentina e ho fatto una canzone dedicata alla Sentina. E da lì è stata, diciamo, un inno alla mia città, e da lì si sono susseguite canzoni come Sabato sera con Danira Micozzi. Abbiamo fatto la canzone dedicata al mare, che si chiamava Lumare, per il referendum della trivellazione in mare. Quindi avevamo fatto questo inno al mare, e da lì abbiamo dato sfogo alle nostre passioni. Io, insieme a un altro ragazzo che è il mio producer, che si chiama Giulio J. Abbiamo visto che comunque tu fai, non so se fai solo rap, perché abbiamo visto anche un altro genere che va di moda. Quindi tu combaci tutti i tuoi stili, ma soprattutto non ci metti solo l'italiano, ma anche un'altra lingua. Allora, in pratica io ti devo essere sincero, io amo sperimentare, quindi la musica è sperimentazione, non mi soffermo alla classica etichetta io faccio rap, devo fare solamente rap. Cioè io posso mettere le mie rime oppure il mio stile noi lo chiamiamo flow, il mio modo di far rap, lo posso mettere ovunque, sia sul funky, sul soul, sull'hip hop, sul rap, sulla trap, su tutti i generi. Siccome a me piace questo movimento, chiamiamolo così, latino, mi piace queste sonorità latine, ho cercato di portare il mio stile su un genere musicale, che ho fatto uno studio dietro, perché non è che io prendo le rime e mi metto sul latinoamericano e faccio il Daddy Yankee della situazione. Ho cercato, insieme a Giulio J, abbiamo cercato di, chiamiamo così, di creare qualcosa che al momento non c'era. Quindi abbiamo fatto diciamo così, un latino spaghettico, uno spaghetti funk latino, diciamo. E abbiamo riscosso un feedback molto positivo in tutti i pezzi, sia in Chaparita che in Esta Noche, che in Clava la Clava la Boom Boom. E ti do uno spoiler: quest'estate uscirà un pezzo veramente, ma veramente potente. E sono orgoglioso del pezzo che farò uscire. Allora, a questo punto parliamo anche del nuovo singolo. È uscito 2 settimane fa il nuovo singolo che noi non. Allora, lo abbiamo ascoltato, ci è piaciuto, punto. Perché mi pare che abbiamo letto alcuni commenti che sono diventati tutti geni di musica, tutti comprendono che devono capire qualcosa. Noi ci piace la musica, basta, finisce lì. Allora, diciamo che posso essere sincero, io con questo pezzo Stai Sereno mi sono fatto tante paranoie, perché è un pezzo che a 360 gradi non è il solito genere che faccio io. Cioè io nasco da quei pezzi lì, dai pezzi come Stai Sereno, da quello stile lì. Io sono quello stile lì. Però, come detto prima, mi piace sperimentare e guardo la musica a 360 gradi. Con Stai Sereno, diciamo che mi sono sentito per tanto tempo persone che mi dicevano: ma tu fai solo musica latina, ma tu fai solo musica commerciale. Ho detto: sai che c'è? Io unisco tutto, faccio chiamiamolo così, il testo come si faceva ai tempi prima, che ti parlo di 5 anni fa, 6 anni fa, il testo stile Eminem, diretto, che andava a toccare personaggi, chiamiamo così, personaggi famosi. Però metto lo stile nuovo, quindi metriche e flow della trap, tecniche della trap. Quindi ho unito il vecchio e il nuovo ed è uscito Stai Sereno. Poi sai che cos'è? È che sono cose che tutte le persone vorrebbero dire, che tutte le persone pensano, però non hanno modo di dirle.
Io l'ho fatto a Suon di Musica. Io ho preso la più grande fonte messaggera che c'è nel mondo, che è la musica, e ho detto: io devo dire determinate cose, non ho paura. E all'inizio mi ero fatto queste determinate paranoie perché pensavo che non veniva apprezzato come pezzo. Invece, subito dopo, ti dico così, dopo 10 minuti che l'avevo pubblicato su YouTube, le persone a chiamarmi: sei un grande, sei un feedback positivi, bellissimi, hai detto quello che vorrebbero dire tutti. E questo a me ha fatto molto piacere. È nato come uno scherzo, come canzone, perché Giulio J aveva prodotto questa base molto, chiamiamola così, molto aggressive, e l'aveva chiamata Stai Sereno. E io ho detto: vabbè, ma una base così, Stai Sereno, non, sono, diciamo, sono due rette parallele, non va bene. Però ho pensato: ma se io faccio un testo dove odio la società, odio il trash, odio i programmi, odio quello, però mi dico: vabbè, ma stai sereno, J-End, che tanto comunque andiamo a finire tutti nello stesso posto. E da lì è nata la canzone. Quindi, contro i fashion blogger, contro i makeup artist, contro la politica, contro tutto, però, vabbè, dai, J-End, c'ho il cosiddetto grillo parlante che mi faceva: J-End, dai, stai sereno, che tanto finiamo tutti al cimitero. E così è nata in modo ironica la canzone Stai Sereno. Guarda, tu hai detto Eminem, ma c'è qualche rap? Cioè, in realtà parliamo di rap, trap, perché ormai c'è una linea sottile che noi, della mia età, io sono nato con il rap, vengo dagli anni, io sono nato nel 69, quindi da lì facendo radio, io sono son cresciuto con i primi rap da Roberto Mariani di Roma a... Numero uno, hai nominato grande, sei un grande, hai nominato un idolo. Abbiamo intervistato la figlia la settimana scorsa di Roberto Mariani. Anche perché è venuto ad Ascoli per portarci il disco, ci venne a portare il disco, e da lì a sentire alcuni brani che sono forse alcuni ripetitivi, perché non so, tu riesci a dare una cosa diversa, ma alcuni hanno lo stesso stile, lo stesso forse piatti. Allora, sai che cosa succede? Che come tutti i generi musicali si evolvono. Noi, il rap, diciamo che è iniziato con la Sugar Hill Gang, che faceva le prime rime in molti pezzi. Poi siamo passati dai Public Enemy, Run DMC, Willie Smith, che era Jesse Jeff e Fresh Prince. Quindi diciamo che si è evoluto fino ad arrivare ai tempi di Tupac e Notorious B.I.G. con un gangsta rap. Prima di loro l'NWA con Ice Cube. Allora, il rap si evolve, la musica si evolve. Adesso siamo arrivati in un periodo dove va di moda l'autotune, questa voce elettronica che, tra virgolette, va a modificare tutte le pecche a livello canoro di questi cantanti. Però, cosa succede? La trap, sì, come dici tu, è alcune volte ripetitiva perché sembrano che tutti i testi sono tutti uguali. Però risalta chi veramente lo dice in un determinato modo. Quindi torna di moda il flow, il modo di. È come quando sei a teatro. C'è l'attore che ha fatto corsi di dizione, oppure sa come gestire le emozioni. Per esempio, se deve piangere, sa piangere. Se deve essere triste, sa essere triste. Se deve essere allegro, sa essere allegro. Ecco, la trap ti permette questo. La trap ti permette di, chiamiamo così, va avanti chi veramente sa come dire le cose. Cioè, un testo trap, come abbiamo detto, è sempre uguale, però se io lo dico normalmente, tranquillo, ok, sono uno che fa trap. Se io invece lo dico, se devo essere arrabbiato, sono arrabbiato, se devo essere triste, sono triste. Quello è quello che, diciamo così, è l'evidenziatore in questa musica. Quindi prevale il modo di dire le cose, perché è vero, i testi sono tutti uguali, se tu li senti non cambia niente, però ci sono artisti che sanno dire quelle cose lì. Per esempio, è come Stai Sereno, la mia Stai Sereno. Se io dicevo quella canzone mononota,
uguale dall'inizio fino alla fine. Non era tutto questo bello. Nel modo in cui l'ho detto io, che ha cambiato flow in ogni metrica, sono stato ironico perché la punta di ironia si sente anche quando io dico determinate cose, ti fa vivere di più la canzone. Prima il rap, siamo sinceri, il rap prima era molto mononota, cioè era sempre quello, non c'era dei giochi di voce. I giochi di voce sono cominciati a nascere con Tupac e Notorious B.I.G., quindi da inserire le prime voci soul, le prime voci gospel, quindi per dare più animo, l'R&B, che sarebbe una sorta di rap cantato, capito? Quindi diciamo che l'evoluzione ha portato a questo, ma io ti dico, gli do tempo altri anni, poi anche la trap si evolverà. Adesso, per esempio, ci sono delle ramificazioni del rap, c'è cioè l'indie trap, l'indie rap, cioè l'indie, la musica indie indipendente che fa da padrona anche sul rap. Ci sono cantanti che sono veramente, ma veramente bravi. Prendiamo ad esempio Achille Lauro, proveniva dal rap, si è evoluto nella trap e diciamo che ha preso il suo concetto, il suo modo di fare musica e si è evoluto come tutti stanno anch'io con il reggaeton. Io ho preso il reggaeton, ho preso il mio modo di far rap, però ci ho messo la mia personalità per farlo evolvere, per arrivare più alle persone. È vero, se non ci fossero i veri personaggi di una volta del rap, allora fai conto che io provengo dall'era di Fabi Fibra, quando uscì con Applausi per Fibra. A quei tempi, Applausi per Fibra era visto in modo sbagliato dal collettivo rap. Il collettivo rap, no, Fabi Fibra, ma che i Club Dogo, commerciali, eh. Oggi, la generazione mia, se sente un pezzo di Fabi Fibra, cioè se in discoteca, per assurdo, ho una jam rap, ti mettono Applausi per Fibra, non c'è uno che non la canta. Vero? La stessa cosa gli FL 65. Ai tempi, gli FL 65, quando uscirono Blu, se tu sentivi i commenti delle persone, ma che cosa dicono? Ma non dice niente. Adesso la metti in discoteca? Cioè, non c'è una persona che la sa. E tu pensa, c'è Shiva che ha ricampionato in auto blu gli FL 65, come Gigi D'Agostino. Cioè, Gigi D'Agostino, io l'altro giorno stavo leggendo, io, tu vedi, io sono della musica a 360 gradi, a me piace tutto. Non c'è un tipo di musica o un genere musicale che non ascolto. Gigi D'Agostino, ai tempi miei, era il tamarro di periferia. Cioè, quando tu giravi con la Panda modello vecchio, con il subwoofer e c'avevi Gigi D'Agostino, eri un tamarro. Adesso Gigi D'Agostino è un poeta. Cioè, i suoi testi sono delle poesie, vengono definiti delle poesie, però le cose vengono, se ne accorgono le persone molto più tardi. Rino Gaetano a quei tempi veniva considerato come musica non senso, cioè la musica di Rino Gaetano non aveva senso. Oggi è attuale, a distanza di tanti, tanti anni. Guarda, oltre che, vabbè, io ho fatto il DJ negli anni 90, quindi perché sono abbastanza vecchio, ho 50 anni, quindi Oh, non li dimostro, ti giuro che non li dimostro per niente, 50 eh. anni, quindi Veramente. ho fatto il DJ negli anni 90, ho iniziato tra gli 85, fino al 94, 91, 92, poi ho cambiato mestiere. E ho fatto anche radio, però mio figlio è innamorato di Gali. Gali, 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 Gali. E non si trova dischi perché no, il mercato è bloccato. Allora, se tu fai conto, guarda Gali, tu essendo un radiofonico, essendo uno che ha fatto radio, Stromae, quando uscì Allora Dance, ok, se tu vedi il percorso di Stromae, in pratica senti il mood musicale che ha, il francese che ha di mood musicale, e tu senti Gali, è molto simile. Gali allunga le rime nello stesso modo in cui le allunga Stromae. Quindi ti dà una versione italiana di Stromae. E questo piace perché noi siamo cresciuti, cioè prendi a me, io sono figlio degli anni 90, io sono nato nel 1990. Fin da piccolo ho ascoltato musica, però cominci, tra virgolette, ad appassionarti più alla musica, a capirci qualcosa
all'età di 10 anni. All'età di 10 anni cominci a farti un tuo stile. Quindi io nel 2000 ascoltavo i Gemelli Diversi, Articolo 31, ascoltavo... Io facevo la terza media e sapevo a memoria Tu Corri, oppure Tu No, oppure Mary dei Gemelli Diversi. Ed era il periodo che andava di moda 50 Cent, Eminem. Sì. Ok? Ora, questi artisti adesso fanno solo featuring, non fanno uscire cose. A parte Eminem, che lui, secondo me, è, come si definisce lui, il dio del rap, perché è vero, perché lui comunque va sempre di moda. Però, bene o male, noi siamo cresciuti con questi modi musicali, quindi ce ne accorgiamo di determinate cose. Io ho mio fratello che ha 16 anni e stava vedendo un video su YouTube dei Pampers o dei Pantelas, uno dei due, non mi ricordo, e passava Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. È venuto da me e mi ha detto: ma tu, ma che ne sai di Gigi D'Agostino? Io così, che a me, io che ne so di Gigi D'Agostino, che ci sono cresciuto con Gigi D'Agostino. È questo. Gali è la stessa cosa, è andato a copiare uno stile che aveva portato in Francia Stromae. Sì. Se tu provi a sentire, io, perché dopo su queste cose io sono fissato, io, a me piace, io sono un Wikipedia in persona, a me piace andare a informarmi, studiare, guardare i generi musicali, e io ho messo a confronto, in un cellulare mettevo Stromae e nell'altra parte mettevo Gali, e hanno le stesse modi, cioè gli stessi mood di dire determinate cose. Ti prego, non mi uccidere il mood, dai. E l'allunga come fa Stromae, con la classica parola francese dove allunga la parola. E questo è la musica. Noi italiani, è brutto dirlo, però è stato sempre così. Mina, sensazione unica, na 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 na. Quello era un pezzo dei Beatles. Celentano, pregherò per te, e quello era un pezzo... cioè. Comunque noi abbiamo sempre cercato di prendere dall'altra parte dell'oceano. Però una cosa che noi abbiamo, che secondo me dobbiamo valorizzare, è il cantautorato italiano. Michael Jackson è diventato famoso, ma se tu leggi i testi di Michael Jackson, erano 4 parole, 5 parole. La musica italiana c'ha una filosofia dietro. Cioè, personaggi come De André non moriranno mai, e io ti posso garantire che io, come altri artisti rap, ce ne sono tanti, prendiamo le citazioni di alcuni cantanti e li riportiamo nei nostri testi. Io scrissi una canzone nel mio CD che si chiamava Pecora Nera, perché io mi sono sempre definito la pecora nera della scena rap, perché io, diciamo, che faccio quello che mi pare. Io so che il rap è le rime, io lo faccio come mi pare, dove mi pare. Ho la mia personalità, non devo copiare nessun personaggio. Io avevo dedicato una canzone a degli amici miei, quindi gli amici del muretto, con il campionamento di Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. E diceva: grazie a voi amici, il cielo è sempre più blu, il cielo è rimasto sempre più blu. Però questa cosa, un artista che ama la musica lo fa. Abbiamo fatto una canzone con dove abbiamo campionato Back in Black degli AC/DC, mi pare Back in Black degli AC/DC, non mi ricordo bene il nome, questa è una mia lacuna, e dove c'era il riff, faceva tan tananan tananan tananan, l'abbiamo portato sopra il rap. Quello è un campionato, cioè questo è amare la musica. Che oggi lo fai perché secondo me la musica è bella. La musica adesso ci sono personaggi che nel reggaeton hanno campionato Gigi D'Agostino, hanno campionato i blu, hanno ricampionato Shaggy con Was Me o con Angel. E questo sempre si ritorna al fatto che la musica si evolve. Morricone diceva: le note sono quelle. Finito quelle note, o campioni, o vai a riprendere qualcosa, o sei un genio e ti devi inventare il mondo. Adesso, se ci fai caso, è tutto un campionamento. Tutto quello che è un campionamento, però non è una cosa brutta, è una cosa bella.
una cosa bella perché è il far rinascere una canzone che ai tempi è andata tanto. Io la vedo in questo punto di vista. Poi molti dicono, ah, vabbè, campionano perché non sanno più che cosa inventarsi. Invece no, secondo me potrebbe essere un dare vita a ciò che veramente ha dato vita a noi, perché siamo fondamentali. Quella musica l'ascoltavi quando eri triste, quella musica l'ascoltavi quando eri gioioso, quella musica la mettevi ai jukebox quando arrivava l'estate e stavi al mare. Quindi sono sempre belle emozioni. Mi sono dilungato un po' troppo, perdonami. No, no, beh, è stato un piacere ascoltarti perché mi hai raccontato una visione di musica che è diversa da tante altre persone che lo dicono. Quindi è bello ascoltarti. A questo punto, guarda, ascolta, allora a questo punto ci diamo appuntamento, qui mi segno con la telecamera qui, abbasso dove sta, dove sta, dove sta, la devo cercare, aspetta, okay. Sai, sai. Eccola, eccola, guarda, ho indicato, ci diamo appuntamento quando esce il nuovo singolo, così ne parleremo a Iosa, ci racconteremo. Ti do uno spoiler. Il prossimo singolo non è il pezzo estivo, ma è una canzone dove io dico di essere un personaggio. Un personaggio che non ti posso dire perché sennò è uno spoiler. Però è collegato a Stai Sereno, quindi è il continuo di Stai Sereno. Quindi c'è tutta questa... Abbiamo creato un mood molto da Netflix. Il trailer era il pezzo centrale, Stai Sereno era il pezzo iniziale e, non ti dico il nome, sarà il pezzo che continua. Quindi più lo collegheremo al pezzo estivo. Quindi sarà tutto un insieme, sperando che riusciremo a girare video musicali che con questo coronavirus un po' ci ha bloccato. Non ci ha bloccato la fantasia, ma ci ha bloccato il modo di farlo. E... secondo me ci sentiremo molto, ma molto spesso. Io e te siamo diventati dei nuovi amici e ci sentiremo molto spesso, anche per alcuni consigli. Allora, guarda, allora ci saluti, ci ti fai un bel saluto a tutti gli amici, anche perché al contrario degli altri, ovviamente ho l'intenzione di montarle. Questa la metto intera, se così come sta la metteremo integrale, ma senza... tagli, senza cosa. L'ultima cosa è che finito questo pezzo, l'intervista andrà per pochi secondi il pezzo del video. Pochi secondi perché diciamo a tutti quelli che ci ascoltano e tutti quelli che ci andranno a vedere l'intervista, andatevi a vedere il video direttamente sul canale YouTube. Non vedetelo da noi, ma lo vedete sul canale. Quindi automaticamente vedrete pochi secondi del video. Però poi... andatelo a vedere sul canale principale, che è il tuo canale, che si chiama, ricordalo? Allora, J.And. Perfetto. Guarda, ti faccio una cosa perché te la voglio dedicare. Parto col freestyle puro improvvisazione, spendo un po' di parole, ve le dedico col cuore. Tanto lo so fare, mi metto a rappare, vi faccio i saluti, così in modo un po' speciale. Su trash mi fa fanno le subretto, odio tutti i calciatori, che rottura di coglioni. Stai sereno. Stai sereno. Stai